fascia destra e palcoscenico per la formazione in arrivo. Ed arrivo dalla nostra sinistra nella promessa configurazione, un'elegante e slanciata configurazione fumi bianchi dietro, con cui eseguirà ancora una volta un tonno a botte. Sarà questa volta a destra in questa configurazione che aumenta notevolmente il coefficiente di difficoltà di esecuzione di questa manovra. La formazione si attiva intorno al suo asse centrale, che è costituito da pony 1, pony 6 e pony 9, come fosse un unico gigantesco velivolo lungo in questa fase circa 70 metri. Tonno destra. Casco bianco che indossa all'interno del suo MB339 mentre esegue questa superiore a 3G. Disegna così questa mezza luna di fumo bianco davanti ai nostri occhi prima di lanciarsi ancora una volta all'inseguimento della formazione principale. Di volo del nostro solista, guardiamo dritto davanti a noi, linea di fronte di 5 mm della linea davanti, poi 3, poi 1, il triangolo inverso che ha acceso il tricolore, si arrampica al top del nostro volume di acrobazia, alle sue spalle il solista in affondata per acquisire velocità, poi closcia la pancia, fumo bianco e su a cavalcare il nostro tricolore per inserirsi dal basso nell'apertura dell'Arizona. L'Arizona dedicata ad uno dei luoghi di ritrovo dei primi pionieri dell'acrobazia aerea, come vanno a chiudere dritto davanti a noi questo grande abbraccio dedicato a tutti voi. Del solista che punta dritto verso il cielo, calano man mano i giri del motore, lui sente l'aria farsi sempre più pesante sul musetto del suo MB339 finché alla fine a vincere non è inesorabilmente la forza di gravità. Tutti con il fiato sospeso ed il naso all'insù mentre lui restava letteralmente sospeso a mezz'aria e ci regalava l'emozione della scampanata di poli numero 11. Dopo la Sabbia d'Oro in Friuli Venezia Giulia, battezzata qualche mese dopo a Rivolto nel settembre per celebrare il 55esimo anniversario delle frecce tricolori, oggi per il centenario della nostra aeronautica militare, la grande, grande emozione della scintilla tricolore. Complesso con i gregari separati in blocchi di quota che vanno a ricompattare sul mondo in grado di eseguire il Lobsovac. La salita in verticale con le rotazioni, poi gli avvitamenti fino a lasciarsi ancora una volta cadere all'interno dei suoi stessi fumi, poi ancora giù in vita e controllata alla coda numero 11, ma è alla sua fanfarillo. Sono arretrati dall'ala di pony 6 all'ala di pony 9, parlando di pony numero 8 vi chiediamo un grande applauso per un altro collega che ci ha purtroppo lasciato due giorni fa, la Viere Capo Vincenzo Varriale. Mentre ci godiamo il verde, il bianco e il rosso di questo doppio tonno con pony numero 2 capitano Alessandro Sommariva, pony numero 3 capitano Leonardo Leo, che sta preferito seguirlo in questo mezzo looping, seguito da questa affondata inversione in questo istante in volo dritto fino a livellare alla quota e puntare il centro della display ed è lì che tutti noi puntiamo le nostre fotocamere, perché saranno 9 direzioni diverse, 3 livelli verticali di separazione per l'incrocio mozzafiato della bomba. E l'altro imposta questa Schneider con aerofreni estratti, si è abbassata l'ala destra della formazione, si è alzata l'ala sinistra scoprendo il ventre tricolore dei nostri macchini, 1,82 metri per un volo condotto interamente a vista dai piloti della nostra pattuglia acrobatica nazionale. E
mentre la formazione si programma, carrello giù, fumo, e a voi signore e signori la grande emozione del volo folle. Luciano Pavarotti, musica!